Questo è un video che non pensavo mai di girare, o meglio, non pensavo di girarlo così presto. Come avete detto dal titolo, il mio cane, quello che consideravo il mio migliore amico, è morto. È morto 2 giorni fa, oggi è lunedì 3 ottobre, e se n'è andato esattamente il 1 ottobre. Questo non sarà un video strappalacrime, anche perché le lacrime sono terminate, è un video che sto facendo perché se voi siete dei proprietari di cani, lo faccio per voi, per aumentare la consapevolezza di quello che è successo al mio cane. E se questo video riesce nel suo intento, che è quello di almeno salvare uno dei vostri cani da una fine che spero che nessuno di voi veda quello che ho visto io, ha raggiunto il suo risultato. Questo video non ha lo scopo di cercare like, iscrizioni, non iscrivetevi al canale, non lasciate like, se volete commentate, ma voglio raccontarvi solamente la storia della sua malattia, anzi, della sua patologia, perché essendo una patologia grave, molti veterinari potrebbero non indirizzarvi nel modo giusto, che è quello che è successo a me. Perché, nonostante che sia una patologia rara, c'erano modi per curarlo. Ma non è stato così. Quando è stata diagnosticata era già troppo tardi. Questo video non è strutturato, non ho un copione e andrò a memoria. Anche perché ancora è tutto fresco, perché è successo tutto settimana scorsa. Questo è il motivo perché questa settimana, a parte questo video, non usciranno altri video del canale. Ma qualora riesca a riprendermi da questo evento scioccante, con la programmazione normale settimana prossima. Perché mi trovo in questo punto? Perché questo era il suo posto preferito. Questa finestra era dove si metteva lui sempre. Ogni giorno. E questo video lo giro qua. Tra l'altro questa è l'unica finestra in che non ho fatto dipingere, perché era il suo posto. Era sempre stato il suo posto. Dunque, questo video è strutturato in 3 parti. Vi racconterò la sua storia. Vi racconterò della sua patologia. Vi racconterò di come poteva essere trattata. Dunque, se mi seguite su Instagram, sapete che il mio cane si chiamava Killua. Era un cane di taglia media, pesava sugli 11 kg. Era un po' grassottello, infatti mi ha aiutato a far perdere peso. Ma quella è la colpa mia perché, no, sono un bravo papà siciliano, quindi anche per quello era seguito da un nutrizionista. E lui era un cane di taglia non ben definita, proprio taglia mista, che proveniva dalla Romania. L'ho adottato, me lo sono fatto portare a Birmingham e poi sono andato a prenderlo a Birmingham. Ho guidato in un giorno quasi 1000 km per andarmelo a prendere e lo rifarei altre 10.000 volte. E l'ho fatto in compagnia di quella che considero mia cugina. Beh, dico considero mia cugina perché è la ragazza di mio cugino, però la considero parte della mia famiglia. Ci siamo fatti tutta quella strada per lui, insieme. E io l'ho accompagnato anche nel suo ultimo viaggio. Finita con questa parte introduttiva, iniziamo con la prima, diciamo, parte importante. Quale patologia aveva il mio cane? Ah, piccolo disclaimer, io non sono veterinario, quindi se riconoscete i sintomi che io vi sto dicendo non vuol dire che si tratta di questa patologia. Io sto semplicemente raccontando neanche la mia storia, ma la storia di Killua. E come si chiama questa patologia? Vi dico il nome in inglese, anche perché ho capito che non c'è una traduzione in italiano. A quanto pare i veterinari italiani usano lo stesso termine che in inglese. Si chiama portosistemic shunt, o in italiano shunt portosistemico. Che cos'è questo shunt? Lo shunt è una deviazione che si trova nel fegato e può essere sia intraepatica che extraepatica. Allora, come funziona il fegato? Il fegato prende in ingresso del sangue contenente le tossine che noi produciamo ed esce dall'altro lato depurato appunto dal fegato, perché lo scopo del fegato è quello di ripulire il nostro corpo, le tossine che vengono generate durante il processo metabolico. Lo shunt, o la deviazione, è semplicemente una vena, o nei casi più gravi, più di una, che collegano direttamente il flusso sanguigno in ingresso del fegato al flusso sanguigno in uscita dal fegato. Quindi tutto quello che passa attraverso la deviazione non viene di fatto depurato, riempiendo ovviamente il corpo di tossine. Tra l'altro è una patologia che possiamo avere anche noi. Mi sento dal veterinario che è rara. Non so se è molto rara. Non ho dei numeri, perché l'ho cercato online, i numeri. Cioè il tasso di incidenza di questa malattia, ma non l'ho trovata. Però mi è stato detto che è molto più frequente
in cani di piccola taglia, soprattutto nei Yorkshire Terrier, e tra l'altro anche una volta avevo un Yorkshire Terrier, invece è meno comune nei grandi di grossa taglia, ma questo non vuol dire che non possa capitare, anche perché già la patologia di per sé non è tanto comune. Il sangue non filtrato deposita le tossine nei vari organi, e in particolare in due organi, nei reni e nel cervello. Nei reni causa la formazione di calcoli. La formazione di calcoli alla lunga può creare ostruzione. E poi torniamo alla questione dei calcoli. Adesso passiamo al cervello. Praticamente può creare quello che loro definiscono la encefalopatia epatica, che è quello che alla fine è stato il sintomo che l'ha portato poi alla morte. Quali sono le tossine che riempiono il corpo? Non le so tutte, ma so quella più grave, che è l'ammoniaca, che quella infatti si trova nelle urine. Ritornando alla storia dei calcoli, partiamo con la seconda parte di questo video, ovvero i sintomi. Tutto inizia da aprile, esattamente la settimana di Pasqua. Chi lo inizia a urinare in casa? Avevo letto online che quando un cane urina in casa potrebbe essere sintomo di una patologia. E io lo portai dal mio veterinario, anche perché lui stava male. Tra l'altro mi ricordo di questa cosa, che una sera io mi sono svegliato con un forte odore di pupù. Anche perché io sono molto leggero, quindi anche quando lui si muoveva io mi svegliavo. Quindi sentivo questo forte odore di pupù e mi sembrava che lui avesse fatto la cacchina in casa. E invece no, mi alzo e c'era una pozza di urina che emanava questo forte odore. Asciugo e il giorno dopo chiamo il veterinario e dico: guarda, c'ho questa situazione, si può visitare? Mi fa: sì, certo, portalo qua e gli facciamo delle analisi delle urine. Gliela faccio fare e mi dicono che non c'è niente. Dopo questa gliela faccio fare altre tre. In tutti questi quattro casi, ovviamente pagando una certa somma, mi sono detto che non c'era nulla nelle urine. E mi sono detto che il motivo per cui faceva la pipì in casa era comportamentale. Lo dovevo abituare a fare la pipì fuori. Peccato che quello lo abituai all'inizio, quindi era un anno e mezzo che lui era abituato a farla fuori. Tra l'altro c'ho pure un giardino, quindi me la sono calata e quello che ho fatto è, in questi mesi, è quello di portarlo più spesso in giardino e più spesso fuori, la sera. Non solo più spesso, ma anche più a lungo. Durante questi mesi, lui aveva degli alti e bassi. Dei alti in cui lui stava benissimo, giocava, facevamo tutte le cose del mondo, andavamo fuori, passeggiavamo in viaggio, viaggi brevi di una giornata. E dei bassi in cui lui magari era un po' più letargico, un po' più stanchetto, dormiva sempre, tutte queste cose. Aveva dei alti e bassi, dei alti e bassi. Ogni tanto lo vedevo che appoggiava la testa al muro. E questo è uno dei sintomi che, quando vedete il vostro cane che appoggia la testa al muro, portatelo immediatamente dal veterinario. E io ho detto: vabbè, io lo porto dal veterinario. Però alla fine non gliel'ho portato, perché magari il giorno dopo non aveva più questo problema. E ho detto: beh, magari sarà un momento. Perché aveva degli alti e bassi. Siamo il 25 settembre. Il giorno dopo si è dovuto andare al lavoro e la sera prendere un volo. Devo andare due giorni fuori. Quella notte Kilo sta malissimo, ma proprio male. Si gira intorno alla casa, corre sempre lungo i muri, appoggia sempre la testa al muro. Era, diciamo, strano. E io ho detto: basta, andiamo a dormire. Vedo che lui fa fatica a salire sul letto, e a un certo punto il sintomo che mi ha fatto veramente paura è stato quello di faticare a respirare. Faticava a respirare e gli colava la bava. Sono intorno alle 3 di notte. Chiamo i veterinari di emergenza. Gli spiego i sintomi e quello mi dice: lo devo vedere. Mi dà l'indirizzo e la fortuna vuole che sono dietro esattamente casa mia, proprio a 300 metri, massimo 400 metri da casa mia. Gli dico: mi sto vestendo e sto arrivando. Tra l'altro di notte non c'era nessuno, sono andato là in due minuti. Il veterinario lo visita e mi dice tutta una serie di sintomi. Che poteva essere magari che lui aveva mangiato qualcosa che le ha fatto male, di tossico. Non qualcosa di tossico che ho dato io, magari in giardino, fuori, quando lo porto fuori, proprio qualcosa di tossico. Poteva essere meningine, oppure poteva essere questo shunt. Però lui mi ha detto: guarda, lo shunt molto spesso è congenito. C'è anche quella acquisita, ma molto spesso è congenito. E quando è congenito la si riscontra nei cuccioli e non nei cani adulti, perché lui aveva 3 anni. Però mi fa: può essere, anche perché una volta un caso di un cane di 4 anni mi è capitato. Ho detto: vabbè. Mi fa: lo teniamo qua sotto osservazione stanotte. Se lo sono tenuti loro. Torno a casa, vado al lavoro e ovviamente non prendo quel dannato volo. Mentre ero al lavoro mi chiamano, quindi già siamo il 26, che è lunedì,
e mi spiegano la situazione. In quel momento mi dicono che loro non sapevano cosa il mio cane avesse. C'era tutta una serie di sintomi che potevano essere dati da diverse cause, alcune già ve le ho dette, però non era un caso semplice e andava investigato ulteriormente. Mi hanno detto di portarlo all'ospedale degli animali. Non sapevo che in questa città ci fosse l'ospedale degli animali. E questa è stata una mia grave mancanza. Se l'avessi saputo, magari in passato avrei preso un appuntamento e non sarei portato là, ma comunque andiamo avanti. Lo porto, mi fanno un lungo colloquio per sapere di tutti i sintomi, tutte le cose, proprio di sapere tutto. Tutto del cane. Tutto. A un certo punto mi dicono, guarda, tutti i sintomi portano a uno shunt, ma dobbiamo vederlo. In teoria si dovrebbe fare un attack, ma l'attack ha bisogno di tempo perché bisogna mettersi in lista. Però possiamo fare un'ecografia, che la possiamo fare subito. Il problema dell'ecografia è che se lo vedono, magnifico. Ma se non lo vedono, non vuol dire che non sia shunt. Se lo tengo in osservazione, mi fanno l'ecografia il giorno dopo, e qui siamo a mercoledì, e mi dicono che è shunt. Mi prescrivono due farmaci. Antibiotici. Ho utilizzato una sola pillola. E il Lactolus, che viene dato a quelli che hanno anche la costipazione. E se voi andate a leggere dove viene utilizzato, viene anche utilizzato nei casi di shunt porto sistemico, perché ha la funzione di tenere a bada le tossine nel corpo. Loro sono tenuti una notte in osservazione per controllare se il mio cane avesse le convulsioni. Mercoledì mi dicono, qui ci sono i farmaci, che devi dare fino al giorno dell'intervento, che avevamo scheduto per dicembre, dargli da mangiare un cibo ipoproteico. E infatti adesso ne ho 13 scatolette. Aspetta, che faccio vedere che cosa mi hanno dato. Questo qua è il Purina Hypoallergenic. Mi sono detto, come potete leggere da questi documenti, che da questo momento in poi lui, se avrebbe preso i farmaci regolarmente, non sarebbe peggiorato. Tra l'altro, per essere preciso, nella somministrazione di questi farmaci mi ero fatto questo. Non so se voi riuscite bene a vedere, il farmaco, ovvero l'antibiotico e l'Actolus, l'ho dato solamente due volte. Una volta alle 19.30 e una volta alle 7.30 del 29. Andando mercoledì, lui era, si lamentava. Non fortissimo, ma si lamentava, piangeva. Siamo andati a dormire, me lo sono messo accanto a me, lui usciva dal letto, ogni tanto stava con me, usciva dal letto. Abbiamo dormito un due orette scarse quella notte. Si fanno le 6 del mattino. A chi lui viene la prima convulsione? Vedere il proprio cane con le convulsioni è sconcertante. Nonostante che io sono abituato a vedere persone con le convulsioni, perché c'era mio fratello quando eravamo ragazzini, ma vedere il proprio cane con le convulsioni, la bava alla bocca, è una cosa che non ve l'auguro. Quando gli finiscono, lui era una confusione, piangeva, ma poi si è ripreso. Va bene. Alle 8.30 gli viene la seconda convulsione. E per fortuna anche in questo caso era accanto a lui, quindi tutti questi eventi proprio me li sono visti sin dal principio. Alle 9 apre la clinica veterinaria. Chiamo, parlo con la stessa veterinaria che l'ha seguito e le dico, mi puoi confermare che quando Kilo era con voi non ha avuto le convulsioni? Mi ha detto no, lui non ha avuto convulsioni con noi. Io ho detto, guarda, già stamattina ne ha avute due, una alle 6, una alle 8.30. E lei fa, ah, ma sei sicuro? Mi puoi descrivere l'evento? Puoi riprendere un video delle convulsioni, perché così mi dà delle informazioni. Detto, va bene. Comunque lei mi dice, in ogni caso, che questo sembra un deterioramento delle sue condizioni e che sarei dovuto andare là a prendermi i farmaci antiepilettici. Ce l'ho ancora tutti qua, mai utilizzati. Prima di andare là, alle 11.30, a Kilo mi viene la terza convulsione, di cui ne ho fatto un video, ma non vi preoccupare, non ve la faccio vedere. Dopo la terza convulsione lui peggiora proprio visivamente. Si lamenta ancora più forte, si lamenta ancora di più. E nel suo, diciamo, star male, la cosa che almeno mi ricordo, almeno mi ha dato le sue ultime due leccate in faccia. Andiamo a prendersi i farmaci. Parlo di nuovo con la veterinaria, gli fanno un altro triage e mi dicono che ha avuto la quarta convulsione. Gli hanno dato i farmaci
per le convulsioni, mi ha detto che potrebbe venire un'altra perché è il tempo che fa effetto. Mi ha detto che lo devo tenere in terapia intensiva. Mi ha detto, vuoi tenerlo qua in terapia intensiva o dove era prima? Io ho detto, preferisco andare dove era prima, perché è più vicino a casa mia. C'era anche un problema di costi, cioè meglio, qui dietro mi sarebbe costato un poco di meno, ma non è una questione di costi, è una questione che proprio veramente a 300 metri da casa mia. Se lo tengono, giovedì sera, venerdì sera. In questi due giorni mi tengono costantemente aggiornato, almeno due volte al giorno. In cui mi dicono che il chilo non migliora. Su suggerimento della clinica veterinaria, mi sono detto di attendere fino a 48 ore per i farmaci di fare effetto. Sabato mattina mi arriva la seconda telefonata del veterinario, in cui mi dice che vuole parlare con me. Allora gli dico, guarda, mi vesto e sto arrivando. Parlo con lui, mi dice tutto quello che c'era da sapere, mi dice cosa vuoi fare. Ovviamente è andata così, siamo stati mezz'ora a parlare. E ovviamente per questi veterinari far addormentare il cane è proprio l'ultima delle ultime cose, se c'è una minima speranza di salvarlo. Sia il veterinario che la scuola veterinaria mi hanno detto che sì, l'operazione lo può salvare, ma lui non è stabile. Cioè lui prima si deve stabilizzare, deve rispondere ai farmaci, perché in questo momento lui non sopravviverebbe neanche all'operazione, qualora che la facessi fare. E lui non rispondeva più ai farmaci. Sicuramente il suo corpo era pieno di troppe tossine o di qualche altra roba che io non so. E si è detto, cosa vuoi fare? Ho detto, migliorerà? Lui mi ha detto, molto ovviamente no. Si può fare intervento d'urgenza? Mi fa, se l'ospedale se lo prende, sì, si può fare, però il fatto che lui già è così grave, il fatto che è debilitato, anche se sopravvive all'intervento, non c'è una certezza che sopravvive al post-operatorio. E tra l'altro non c'è neanche certezza che le convulsioni non si sarebbero più ripresentate. Cioè, era spacciato. Guardate, è stata la decisione più difficile di tutta la mia vita. Ne ho preso decisioni difficili in vita mia. Questa è stata proprio la più dura, la più sofferta, la più tragica. Come vedete, non sono disperato, o meglio all'interno sono completamente deteriorato. Ormai le lacrime sono terminate. Le ho buttate tutte sabato. Io ho detto, ok, quando lo possiamo fare? Lui mi ha detto, anche subito. E ho detto a Pietro, guarda, ho bisogno di 10 minuti. Lui è stato molto comprensivo, molto gentile e anche molto umano. Me l'ho fatto uscire dalla porta sul retro, non dalla porta principale. Mi sono fatto la passeggiata, sono tornato, me l'hanno portato. Mi hanno detto, vuole stare 2 minuti con lui? Io ho detto sì. Siamo rimasti 2 minuti io e lui. Lui era sedato ancora. Io stavo là. Non gli ho detto molto. Semplicemente che lui è stato un bravo cane, perché è la verità. Il veterinario è tornato. Gli ho detto se mi confermava che sarebbe stato il dolore. Mi ha detto sì. Gli ho detto, quanto tempo occorre? Mi fa, secondi. Ed è così, ed è finito così. Da proprietario di cane, voglio che questa storia abbia un lascito e che possa salvare altri cani alle sue condizioni. Quindi, se vedete che il vostro cane ha dei comportamenti anomali, tipo in questo caso era faceva pipì in casa, ogni tanto aveva degli alti e bassi in atteggiamenti letargici, stanchezza, so che per lo shunt ci possono essere altri sintomi, tipo come vomito, diarrea, ma lui non aveva questi sintomi. Ovviamente quelli sono i sintomi che il proprietario di un cane può vedere. Poi ci sono anche altri sintomi che possono essere visti da un'analisi all'urina e da un'analisi al sangue. Ritorniamo all'analisi di urine. Io gliene feci un'analisi all'urina. Però mi è stato confermato da più veterinari, non da quelli miei, da altri veterinari, quelli che hanno seguito Kilo, che nonostante che questa cosa va avanti da diversi mesi, questa patologia non ha un decorso, diciamo, standard, e comunque ci può stare che all'epoca non poteva saltare fuori da un'analisi all'urina. E come dicevo, si accumulano dei calcoli, e magari all'epoca non ce n'erano. Ora, perché Kilo è riuscito a sopravvivere 3 anni? Beh, questa cosa non si sa, perché non è chiaro se lo shunt che lo aveva era acquisito o genetico. Si sa solo che lo aveva lo shunt extrepatico, che tra le due tipologie di shunt, da quello che ho capito, da quello che mi è stato detto, è quello più raro. Inoltre, il giorno in cui lui se n'è andato, mi è stato detto che aveva anche un altro problema che non mi fu detto prima. Forse mi è sfuggita, o forse è sfuggita ai veterinari, comunque aveva anche un altro problema. Il suo fegato, a parte avere lo shunt, era anche anomalo. Cioè, nel senso, nel suo caso, era più piccolo
di quello che doveva essere per un cane le sue dimensioni. Wow, Killua, sei stato molto fortunato. Se vedete il vostro cane che ha dei sintomi strani, portatelo al veterinario. Se non siete soddisfatti da quello che il veterinario vi dice, io non ero soddisfatto, ma cosa potevo fare? E là è stato il mio errore. Forse quello non mi perdonerò mai. Ovvero, avrei dovuto cambiare veterinario. Avrei dovuto cercare un'altra alternativa per far seguire il mio cane. Purtroppo qua nel Regno Unito non puoi andare da qualunque veterinario, perché i veterinari sono come il medico di famiglia, ti deve registrare. E solamente il servizio di emergenza ti visita un cane se non sei con loro. Ma non puoi portare il cane da un altro veterinario così, ti deve registrare. E non tutti i veterinari sono disposti ad accettare un cane perché già sono pieni. E so, anche questo è il motivo per cui non ho voluto cambiare veterinario. Ho detto, c'è tutta questa procedura, devo trovare un altro. E poi, che ne so, come faccio a sapere che quell'altro è in gamba? E tra l'altro mi sono affidato di un esperto. Che per carità non voglio dire che i veterinari sono deficienti. No, anzi, Killua è stato salvato da dei veterinari. O meglio, la sua aspettativa di vita, anche per 5 giorni, è stata portata avanti da dei veterinari molto esperti. Dico solo che il mio veterinario è un test di cazzo. Perché lui poteva dire, guarda, secondo me è comportamentale, però potrebbe esserci anche un'altra patologia. Mi indicava delle alternative. Mi diceva, guarda, vai all'ospedale degli animali e lo fai visitare se vuoi. Io gliel'avrei portato. Anche perché chi lo era assicurato, avrebbe pagato l'assicurazione, come già sta pagando. Ovviamente il totale delle fatture è superiore al massimale dell'assicurazione. E infatti dovrò pagare, da una stima che mi sono fatto, perché ancora la fattura non mi è arrivata, più di 2.000 euro. Ma per Killua mi sarei venduto un braccio. Ero pronto a vendermi la macchina per fare l'operazione, se fosse stata utile. Perché dal momento in cui è stato dimesso dall'ospedale, dal momento in cui ho avuto le convulsioni, sono passate meno di 24 ore. È stato proprio tutto rapido, tutto veloce, e ancora non ho avuto il tempo per metabolizzare tutto quello che è successo. So che non è più in casa, so che questa casa è vuota, mi manca terribilmente, ma ancora c'è qualcosa nella mia testa che dice che tornerà, ma non tornerà. Ma se, e se torna, tornerà in un'urna con le ceneri, perché ovviamente ho fatto richiesta di avere l'urna con le sue ceneri. Questa casa è trasuda di lui, qui c'è un mobile che comprai per tenersi le sue cose, questo mobile ora non so esattamente cosa farmene. Comprai il robottino aspirapolvere per i suoi peli. Ora, c'è una casa, non è mai stata così pulita, ma io ho sempre detto meglio avere una casa sporca, non sporca nel senso di leggia, ma piena di peli dappertutto. Infatti in molti dei miei video si vede che ho i peli addosso, ma di non avere lui. A parte sotto questo divano, non ci sono più peli suoi da quasi nessuna parte. Ancora devo spolverare alcuni mobili. Ovviamente settimana scorsa non ho avuto il tempo di fare nulla dal punto di vista della pulizia della casa, quindi ancora molte superfici qua hanno peli suoi. Ma in complesso casa non è stata così pulita. Mi chiedo sempre se potevo fare qualcosa, e poi avrei potuto fare mille cose diverse. Portarlo da un'altra parte, insistere con il mio veterinario, non lo so, avrei potuto fare tante altre cose, non lo so. Ma purtroppo è andata così. È dispiacere enorme. E adesso ripeterò una delle cose che ho sentito dire da altri proprietari di animali, è che io, in prima persona, mi sono reso conto che è vero, ed è giusto che sia così. A me ha fatto veramente più male vederlo soffrire che vederlo andarsene. Per carità, quando gli è stato somministrato il farmaco, che poi alla fine è un anestetico, per addormentarlo per sempre, è stato uno dei momenti più terribili che non vorrei più rivivere, però adesso so che lui non soffre più, perché lui in quella settimana ha sofferto abbastanza e io non sapevo come aiutarlo. E anche questa è la cosa che mi fa rabbia. Tu non sai come dargli aiuto. E io non posso più aiutare il mio cane, ma posso ancora aiutare il vostro, forse. Spero che i vostri cani stiano benissimo e vivranno tutti i loro anni che gli restano, 15, 17 anni. Non so se voi ricordate di quella amica Lucilla che ha fatto un video con me. Lei ha un cane di 17 anni. E la cosa che mi fa rabbia è che quando tu prendi un cane, sai che prima o poi se ne andrà, perché il loro tempo di vita è molto più breve del nostro. Ma lui si è andato a 3 anni. I 2 anni che lui ha passato con me, e non lo dico io, lo dicono i miei amici, sono stati per lui
è per me gli anni migliori, perché non solo perché era amato, coccolato e tenuto bene, ma per me, come diceva, era il mio migliore amico. Noi avevamo un rapporto quasi simbiotico. Cioè, la cosa che io non riesco bene ad accettare è il cambiamento della mia routine. Faccio un esempio. Io mi svegliavo, appena aprivo gli occhi, manco andavo a lavarmi la faccia, se la portavo in giardino a fare pipì. Rientravamo, facevo io pipì, mi lavavo la faccia, lavavo i piatti. Poi, dopo che mi lavavo i piatti, magari lo riportavo di nuovo in giardino, perché magari lui prima fa la pipì, poi magari si sveglia e fa la cacchina, e tutte queste cose qua. Poi, a ora di pranzo, cucinavo per me, quando lavoravo da casa, e dopo gli davo da mangiare. E subito dopo ogni pasto lo portavo fuori. Durante il pomeriggio, se stavo sempre a casa, lo portavo altre due o tre volte fuori, poi arrivava la cena, mangiavo, davo da mangiare a lui, andavamo fuori. Prima di andare a dormire ci facevamo una passeggiata che andava dai 10 ai 30 minuti, in base a quando ero stanco della giornata. E adesso tutto questo non c'è più. Vabbè. Io per adesso ho concluso. Se avete delle domande, dei dubbi, inerente a questa storia, scrivetemi nei commenti. Se avete dei dubbi dal punto di vista medico, o meglio, veterinario, scrivetemi nei commenti, ma parlate con il vostro veterinario. E se non vi fidate, cambiatelo. Prima di concludere, vi volevo dire che, qualora non ce l'abbiate, fate un'assicurazione al vostro cane. E non risparmiate. Fate quella col massimale maggiore. Perché il giorno che vi servirà, e spero che non vi serva mai, rimpiangerete di aver preso un'assicurazione come ho preso io, con un massimale medio. Io ho preso un'assicurazione con un massimale di 4.000 sterline, perché ho detto, 4.000 sterline che ci fa voglia. Perché il momento che il vostro cane starà male, ma molto male, ha bisogno di cure e anche terapia intensiva, la terapia intensiva costa, non sapete dove andare a sbattere la testa. E ora, nonostante che abbia un lavoro che mi paga bene, io non ho tutta la somma per andare a pagare, infatti farò un piano di rientro con i veterinari. Ma io, anche se avessi mangiato, ma letteralmente, pane e cipolla per anni, l'avrei fatto se quello sarebbe stato necessario per averlo ancora qua. E adesso non c'è più. I miei amici sapevano che io ero pronto a vendermi la macchina per dargli le cure che gli servivano. Tra l'altro alcuni amici mi hanno detto, no, non ti preoccupare, investiamo noi i soldi, non ti vende la macchina. Vi ringrazio per la vostra offerta e l'avrei utilizzata se mi servivo nell'immediato, ma poi, ovviamente, come voi ben sapete, l'avrei restituiti. Ma purtroppo non è più necessario. Ovviamente lo scopo di questo video non è anche quello di fare una campagna di sensibilizzazione, di raccolta fondi per pagare le fatture dei veterinari. E quindi io vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo settimana prossima. Grazie. Ciao Kilo, mi mancherai? Mancherai a tutti qua.